2 chilometri di terrazze fiorite e centinaia di specie diverse di piante, autoctone ed esotiche, dai cipressi ai cedri del Libano alle palme africane, con rarità botaniche provenienti da tutto il mondo. Siamo a Villa Monastero, sul lago di Como. Qui l'intervento dell'uomo sulla natura ha dato vita a risultati mozzafiato. A partire dal 1600, quando questo antico monastero cistercense passò a proprietà privata, diventando villa e giardino. Abbiamo oggi circa 900 essenze e specie botaniche diverse. Abbiamo fatto anche tutto un lavoro filologico e ispirandoci alle decorazioni interne della villa abbiamo inserito nel giardino, soprattutto nelle piante cosiddette stagionali, gli stessi colori del Liberty che sono presenti nella dimora. Siamo sotto una magnolia antichissima, l'albero più antico del giardino. Sì, diciamo che ha circa 450 anni ed è stata una delle prime piante messe a dimora a Villa Monastero e crebbe come una vecchia signora che potrebbe raccontare tante belle cose di Villa Monastero perché ne ha viste tante. La villa divenne bene pubblico per volontà testamentaria del suo ultimo proprietario. Oggi appartiene alla provincia di Lecco e ospita convegni, seminari, corsi di formazione. E da oltre 60 anni i corsi internazionali della Società Italiana di Fisica. Abbiamo avuto la presenza di più di 60 premi Nobel che hanno tenuto qui le loro lezioni. Nel corso dei secoli e dei successivi passaggi di proprietà, i fianchi della montagna furono scavati, modificando il paesaggio e creando il disegno scenografico che vediamo oggi. Villa Monastero l'anno scorso è stata visitata da quasi 80.000 visitatori. Sono all'incirca il 50% stranieri, soprattutto tedeschi, adesso anche olandesi, francesi, spagnoli, ma anche giapponesi. Giapponesi e russi e il 50% italiani. I giardini sono bellissimi, sembra un sogno per noi. Magnifico e molto romantico.